Buongiorno a tutti e benvenuti di nuovo sul canale Star Optics. Prima di iniziare con questo video vi invito a seguirci sul canale YouTube e a mettere mi piace a questo video e se volete commentate. Adesso andiamo a vedere come si usa una pulsantiera SynScan in modalità equatoriale su una montatura equatoriale che può essere a partire dalla EQM35, la Skywatcher EQ5, la Skywatcher HQ5, la EQ6R, la ZQ6 e anche quelle più grosse CQ350 e EQ8R. Il concetto è uguale esattamente per tutti. Una volta fatto l'allineamento polare con la montatura, e anche qui abbiamo un video dedicato dove facciamo vedere esattamente come si esegue l'allineamento polare con precisione, dobbiamo partire meccanicamente da questa posizione. Quindi posizioniamo l'ascensione retta, che è questa, con il contrappeso in basso, quindi questo è lo zero. Blocchiamo la frizione e la declinazione deve puntare a nord, quindi tagliamo la montatura a metà dalla barra e la fissiamo, quindi a questo punto le frizioni. Questo è il punto di partenza prima di avviare qualsiasi cosa sulla pulsantiera. Adesso iniziamo l'allineamento elettronico. Partiamo e qua inquadriamo direttamente la pulsantiera. Qui il display, spero che si legga, vi dice quando all'accensione, vi dice la versione del firmware, gli diamo enter, ci dice attenzione a non puntare mai il sole se non abbiamo un filtro, gli diamo ancora enter e ci chiede per la prima volta di impostare la longitudine. In questo caso noi siamo a est, l'Italia è sempre a est, lì c'è ovest. Con i tasti scroll vado a mettere a est, questi sono i tasti scroll, metto est, poi mi sposto di qua, mettiamo le coordinate di Modena, 0, 10 e 55, enter. Adesso ci chiede di inserire la latitudine che sarà nord, quindi quella rimane lì, 44 e 39 gradi la latitudine nord di Modena. Il fuso orario per l'Italia è un'ora di differenza da Greenwich, quindi qua imposteremo 0100, enter. Ci chiede a che altezza ci troviamo, è un dato poco importante, comunque se lo sappiamo ce lo mettiamo, quindi vado su più con questo qui e poi mi sposto qua e vado a 34 metri, perché qua siamo a 34 metri di quota. A questo punto inseriamo la data, anno, quindi 2023, il mese è 08 e oggi è il 31. Bisogna fare attenzione a non invertire questi numeri, devono essere nel modo corretto. Vado qua dentro, mi chiede che ore sono, ci mettiamo l'orario attuale che sono le 12:20. In questo caso siamo già alle 12, quindi è pomeriggio. E quindi mi chiede se sono le 12:20 p.m. e qua confermo, vado avanti. Ora legale, adesso c'è l'ora legale, quindi gli darò sì con i tasti scroll e vado a dargli enter e questo valore rimarrà legale fino a, adesso siamo in agosto, fino a ottobre, fin quando non cambia l'orario, che metteremo ora legale. No, in quel caso lì abbiamo già risolto il problema. Poi qua ci dice, ci dà un valore che è quello dell'orario della stella polare nell'orologio, ma noi l'allineamento polare l'abbiamo fatto prima utilizzando l'app che ci dà la posizione, quindi l'allineamento polare l'abbiamo già fatto, questo valore ormai non lo dobbiamo più considerare. Vado avanti ancora dove c'è stella polare, mi chiede se voglio cominciare l'allineamento. Gli diamo il 1 sì, 2 no, qua diamo 1 e qua ci vengono i metodi di allineamento. Quindi abbiamo allineamento a una stella, aspettiamo un attimo che venga fuori, poi se vado in giù di 1 col tasto scroll viene fuori allineamento a due stelle, io so già che questa è a due stelle, naturalmente qua aspettiamo un attimo per farvelo vedere, vedete due stelle, poi abbiamo, lo spingo ancora a tre stelle, attendiamo ancora un attimo, allineamento a tre stelle, ok, poi vado ancora in giù di uno, c'è un allineamento che si chiama errore conico, vado ancora giù di uno e si chiama errore nord polar, ma noi utilizziamo quello, facciamone uno a due stelle. So già di esserci, attendiamo per vedere, così vedete che è quella due stelle anche sul display, perfetto, gli diamo enter e lui in automatico, in base alla latitudine e all'orario che gli abbiamo detto, lui sa già che stelle ci sono in cielo. Se sono in una zona dove ho tutto il cielo libero, quindi vedo a 360 gradi,
mi può andare bene già questa stella. In questo caso ho scelto Sirio, che di notte stasera non c'è, però in questo momento lui qua è di giorno in una simulazione, se la ritrova, quindi gli diamo Enter e il telescopio da solo andrà automaticamente a puntare la stella Sirio. Teniamo presente che qualche errore dentro ce l'abbiamo, non gli abbiamo dato i secondi nell'orologio, l'abbiamo posizionato in una posizione all'incirca, sia con il contrappeso in basso, sia col telescopio a nord, quindi delle piccole differenze ci sono, però il telescopio adesso effettivamente sta puntando in una zona dove c'è Sirio. Adesso, impugnando la tastiera, guardo intanto il cielo a occhio nudo e vedo dove è Sirio, poi controllo nel mirino e vado a vedere se effettivamente l'ha centrata. Molto probabilmente potrebbe essere un po' fuori, ma a questo punto con i tasti dei motori, quindi della declinazione e dell'ascensione retta, vado a centrare perfettamente la stella Sirio nell'oculare del cercatore, che in questo caso fa 9 ingrandimenti. Poi io qui nel telescopio avrò un oculare montato, qua non c'è, ma simuliamo la cosa, controllo che la stella Sirio sia esattamente al centro e una volta che ho fatto questa operazione premo il tasto Enter. Anche per questo video è tutto, spero di esservi stato d'aiuto, vi ricordo di seguirci, di lasciare un mi piace e di commentare se avete qualche dubbio. Ciao a tutti!